Buonasera, buonasera cari risparmiatrici e gentili risparmiatori. Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Soldi. Buonasera Erika. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, che settimana è stata? Una settimana, come si dice, a due velocità per le borse internazionali che nel bel mezzo del rialzo di fine anno sono state deluse però dalla decisione della Banca Centrale Europea. Infatti Mario Draghi ha sì esteso il programma di riacquisto di titoli obbligazionari fino a marzo 2017, ma ha lasciato invariato l'importo mensile, mentre i mercati si attendevano un incremento. E così le principali piazze azionarie hanno invertito la tendenza positiva. L'euro ha recuperato sino oltre quota 1,08 contro il dollaro, mentre i prezzi dei titoli obbligazionari sono scesi. E allora, in un contesto che, come vediamo, continua a essere comunque incerto, diventa fondamentale per i risparmiatori poter contare su una consulenza finanziaria che fornisca un servizio adeguato a costi contenuti. In Italia c'è ancora però molta confusione sulle diverse figure professionali che compongono il settore e neanche il legislatore sembra avere le idee molto chiare in proposito, mentre in altri paesi come la Gran Bretagna, quindi, la tutela del risparmiatore resta l'obiettivo primario, in Italia sembrano prevalere altre logiche. Ma questa sera Soldi ci occuperemo anche di salute, perché avere uno stile di vita sano può portare, come ovviamente tutti voi sapete, molti vantaggi, ma anche in termini economici. Alla luce del fatto che le prestazioni garantite oggi dallo Stato sono destinate nei prossimi anni a diminuire, potersi permettere un'assicurazione sanitaria complementare il cui costo è direttamente proporzionale al proprio stato fisico non è assolutamente da sottovalutare. Di tutto questo, ma come sempre di molto altro ancora, parleremo nella decima puntata di Soldi di questa stagione, insieme con gli ospiti che andiamo subito a presentare. E allora iniziamo subito col dare il ben ritrovato a Salvatore Gazziano, direttore investimenti di Soldi Expert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente. Buonasera. Grazie. E bentornato. Buonasera, buonasera Gazziano, bentornato. Bentornato, anche se è la prima volta che viene ospite in questa stagione, Marco Liera, fondatore di YouInvest, la scuola che insegna a investire. Buonasera. Buonasera, buonasera Marco. Benvenuto invece, visto che è la prima volta che viene ospite qui da noi a Soldi, a Stefano Massaro, amministratore delegato di Delta Medica, centro medico polispecialistico. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera Massaro, grazie per esserci venuto a trovare. Abbiamo con noi, a grande richiesta del nostro pubblico, Nostra Signora delle Banche e delle Assicurazioni, Angela Maria Scullica, ma questa volta in una veste nuova. Infatti è il direttore responsabile delle testate economiche dei canali TV della editrice Le Fonti. Buonasera, buonasera, buonasera. Angela, buonasera. Sentivamo la tua mancanza. Altra new entry questa sera qui da noi è quella di Edoardo Fagnani, giornalista di soldionline.it, il sito di Banzai Media che fornisce ai risparmiatori e agli investitori informazioni sui mercati in tempo reale. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera anche tu. A dire la verità, i nostri telespettatori più affezionati, è vero, Edoardo già lo conoscono, mentre non hanno mai visto qui a Soldi, anche se i moltissimi promotori finanziari che ci seguono, sempre più numerosi, lo conoscono molto bene, non hanno mai visto Jonathan Figoli, founder e CEO di Professione Finanza, il portale per i professionisti della finanza. Buonasera. Grazie, buonasera, buonasera Jonathan, grazie per esserci venuto a trovare. Allora, iniziamo allora Cosimo, con Piazza Affari, con le cose di casa nostra. Iniziamo con le cose di casa, andiamo subito a vedere com'è stata la settimana per la nostra Piazza Affari. Si è chiusa in discesa questa settimana, soprattutto per il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share, che scendono rispettivamente del 2,5% e del 2,10%. Resistono invece in territorio positivo il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star, che guadagnano entrambi mezzo punto percentuale circa. Continua però a mantenersi decisamente positivo l'andamento dall'inizio dell'anno, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share che salgono rispettivamente del 15,83% e del 18% circa, e fanno però ancora meglio il FTSE Italia Mid Cap e il FTSE Italia Star, i cui rialzi viaggiano entrambi intorno al 38% circa. Quindi numeri veramente molto molto positivi che fanno di Piazza Affari, continuano a fare di Piazza Affari dall'inizio dell'anno la migliore borsa a livello europeo, e poi lo vedremo confermato quando analizzeremo le altre borse continentali. Ma Gazziano, quali sono i settori e i titoli che potrebbero
meglio performare nel corso del 2016? Lei ha una grande esperienza nel settore borsistico. Sì, nel settore borsistico sicuramente sì, non in quello astrologico, anche se un famoso economista, fra i migliori sicuramente che ha conosciuto la storia economica finanziaria, Galbraith, diceva proprio che le previsioni degli economisti servono a rendere più credibile la posizione e le previsioni degli astrologi. Battute a parte, sicuramente diciamo una società come quella di cui mi occupo delle strategie di investimento indipendente, come Soldi Expert SCF, ha un approccio un po' diverso su quello che riguarda proprio il mondo delle previsioni, poiché non ci cimentiamo a fare grandi previsioni, perché abbiamo imparato, e credo che anche molti investitori se ne siano resi conto nel corso di questi ultimi lustri, che cercare di prevedere i mercati è qualcosa di molto difficile, ma invece secondo noi è molto più assennato e più proficuo cercare di capire dove vanno i mercati e dove vanno le tendenze. Già vedendo quel grafico poco fa che faceva vedere l'andamento del listino italiano da inizio anno, secondo me già si colgono alcune tendenze che potrebbero essere anche le stesse che continueranno nei prossimi mesi. E se noi vedevamo quell'indice, vediamo che da inizio anno Piazza Affari fa più 17%, mentre l'indice Star fa più 37%. L'indice Star cosa ci dice? Sono le aziende ad alti requisiti, i pesi medio massimi di Piazza Affari, società con una capitalizzazione importante di società nel settore industriale, della tecnologia, piuttosto che anche nel settore bancario, però che hanno delle caratteristiche di magari focalizzazione su mercati particolari, un elevato quota di export. E questo listino sta andando molto bene, tant'è vero che da inizio anno, oltre ad avere la maggiore performance, è molto vicino ai massimi da inizio anno. A differenza, Star fa il 38%. Ed è distante infatti circa del 3% dai massimi, mentre invece se andiamo a prendere l'indice di Piazza Affari Generale e soprattutto l'indice bancario, del settore bancario, quello è da inizio anno circa 16-17%, ma è sotto dei massimi di luglio-agosto di circa il 16-17%. Quindi, secondo quello che si può vedere al momento delle tendenze del mercato, c'è una pattuglia di settori, di titoli, fra cui sicuramente a livello anche europeo il settore food and beverage, quindi il settore in Italia rappresentato da aziende come Campari, il settore delle aziende molto forti sul digitale, penso a Yux, adesso Net-a-Porter, nel settore del lusso online e degli acquisti legati all'e-commerce, penso anche a banche digitali come possono essere Fineco, piuttosto che banche con grandi specializzazioni in nuovi settori come Banca IFIS o società a livello tecnologico molto avanzate come SizeGetters, che tra l'altro sono fra i titoli che da inizio settimana anche sono molto forti e che come società seguiamo da tempo anche nei nostri portafogli italiani, società di questo tipo da seguire, o Brembo che recentemente ha fatto nuovi massimi, cioè società con delle caratteristiche molto particolari, perché cercare di andare a prevedere i settori, visto che qua non si prevede quello che poteva prevedere Draghi la scorsa settimana da un giorno all'altro, è molto difficile per un risparmiatore. Quindi secondo noi quello che vince è quello che forniamo come società, è quello di fornire un approccio basato sull'andamento del mercato con degli strumenti metodologici che aiutano il risparmiatore a capire quando entrare ma soprattutto quando uscire, poiché cercare di fare investire cercando di fondare le proprie decisioni su decisioni prese prima è molto rischioso. Ecco, allora, con Salvatore Gazziano abbiamo appena visto quali potrebbero essere nel 2016 i settori e i titoli con le maggiori prospettive di crescita, seguendo le tendenze che hanno già manifestato finora. Edoardo Fagnani, quali indicazioni ci fornisce l'analisi tecnica a proposito del FTSE MIB? Ma allora, diciamo che prima delle indicazioni di Draghi di giovedì, il FTSE MIB arrivava da alcune settimane caratterizzate da scarsa volatilità e da volumi relativamente bassi. Poi dopo il pesante ribasso invece subito dall'indice nella seduta di giovedì ha portato il listino a toccare un importante supporto che a 21.000-22.000 punti, e su questo supporto fortunatamente si è il ribasso si è fermato. E quindi questo è stato un segnale molto, molto importante per la forza di questo supporto. Infatti 22.021 è stata la chiusura di venerdì, venerdì della FTSE MIB. Però nel corso della giornata il listino era arrivato anche, il paniere è arrivato anche a toccare 21.850-21.900 punti. Questo cosa significa, Edoardo? Questo significa che il supporto ha tenuto, nel caso in cui dovesse cedere, ma soprattutto con
volumi sostenuti, come è successo nella seduta di giovedì, quando i volumi nella seduta sono quasi raddoppiati rispetto alla media delle precedenti sedute, l'indice potrebbe anche scivolare fino a quota 21.000 punti, quando era arrivato nel corso delle crisi di agosto, quando c'è stata la crisi cinese, oppure quando c'è stato il caso Volkswagen a settembre. Invece, per contro, nelle scorse settimane l'indice era arrivato a toccare la resistenza a 22.700 punti, però purtroppo anche lì con volumi bassi non è riuscito a superarla. Ecco, a mio modo di vedere, nel caso in cui il listino riuscisse a superare questa resistenza con volumi con volumi elevati, cioè, quindi non con i volumi scarsi che c'erano stati le scorse settimane, ecco, allora l'indice potrebbe arrivare anche a livelli molto più elevati. E io, quindi supporto a 22.000 punti, resistenza è tenuto, a 22.700. Sì, a mio modo di vedere la resistenza c'è a questo livello, invece per un periodo più lungo noterei la resistenza a 24.000 punti, che è stata toccata più volte nel corso dell'anno, ed è proprio il livello in cui il rally di inizio anno si era fermato. Ecco, anche in questo caso sarebbe importante che l'indice riuscisse a superare questo livello, ma con volumi elevati. Importanti. Sì. Allora, viste le performance di Piazza Affari dall'inizio dell'anno, possiamo affermare senza temere di essere smentiti che nel corso del 2015 gli investitori hanno deciso di dare fiducia alle aziende italiane, gli investitori italiani, ma soprattutto sono tornati, e questo è un segno veramente importante che va colto, gli investitori internazionali, soprattutto gli investitori istituzionali internazionali. Stefano Massaro, anche il settore dell'healthcare, della sanità, della salute sta beneficiando a suo avviso di questa tendenza? Sì, come sapete io mi sento più preparato nel mondo della salute che non nel mondo dell'economia, però credo che il modo corretto per rispondere a questa domanda sia quello di fare un'analisi su come sia andato un indice generale economico negli ultimi 12 mesi e raffrontarlo con i risultati che sono stati raggiunti dalle società quotate che operano nel comparto della salute. Bene, se noi andiamo a vedere questi ultimi 12 mesi, notiamo che le performance delle società quotate che si occupano di sanità sono straordinariamente più alte. Questo significa che gli investitori ci hanno creduto e ci credono. Se poi mi chiede perché esiste questa attenzione e questo interesse all'investimento, credo che il motivo vada ricercato nel fatto che si scommetta su una limitazione in termini piuttosto sensibili e anche rapidi del welfare. Questo significa che in sostanza l'investitore privato va a cercare la lacuna che si potrà venire a creare piuttosto rapidamente, e quindi si propone di andare in quel comparto dove io vedo grosse possibilità di investimento, sia per quanto riguarda l'healthcare che per quanto riguarda il mondo assicurativo, che come sappiamo nel nostro paese non ha mai avuto un grandissimo boom dal punto di vista della tutela della salute. Quindi la crisi del welfare potrebbe garantire non soltanto il settore healthcare, ma anche quello assicurativo. Credo di sì. Ecco, invece i mercati, lo dicevamo anche a inizio puntata, hanno accolto con freddezza la notizia che la Banca Centrale Europea ha prorogato il programma di riacquisto di titoli obbligazionari fino al marzo 2017. Edoardo Fagnani, come si spiega questa inaspettata delusione? Ma secondo me, secondo la totalità degli operatori di mercato, le mosse della BCE erano state ampiamente previste, anzi in alcuni casi sono state inferiori alle attese. Mi riferisco, come ricordava Cosimo a inizio trasmissione, soprattutto alla decisione di non incrementare l'ammontare dell'acquisto dei titoli, adesso che è stato fissato a 60 miliardi di euro al mese. Molti operatori si attendevano addirittura un incremento di 15 miliardi mensili, e molto probabilmente, anzi secondo l'opinione di tutti gli addetti ai lavori, questo ha molto innervosito i mercati. Oltretutto Draghi ha deciso di incrementare il periodo in cui
di prolungare il periodo in cui acquistare i titoli fino a marzo 2017 rispetto alla precedente scadenza di settembre 2016, però anche in questo caso diversi addetti ai lavori si aspettavano che il programma di acquisto titoli fosse spostato addirittura fino a settembre del 2017 e per questo le attese sono, secondo me, sono state deluse, anche perché nelle precedenti riunioni Draghi aveva sempre sorpreso positivamente gli addetti ai lavori. In questo caso invece è stato più conservativo, non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche temporale. E secondo me la migliore definizione è stata data dagli esperti di ENGIE, che hanno definito lo stato d'animo degli operatori nel corso della seduta di giovedì come il bambino che nel giorno di Natale si aspettava regali ma ne ha ricevuti meno di quelli che ne aveva chiesti. Mi sembra un'ottima definizione, soprattutto calza con il periodo. Allora, appunto, dicevamo, mentre la Banca Centrale Europea ha comunicato che prolungherà il proprio programma di acquisto di titoli di Stato, di titoli obbligazionari, non soltanto di Stato, fino al marzo del 2017, e Edoardo Fagnani ci ha appena detto come in qualche modo deluso le aspettative degli investitori che aspettavano almeno che si prolungasse fino alla fine dell'estate del 2017, la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, si appresta invece di converso a rialzare i propri tassi. Angela Maria Sculica, quali potrebbero essere per gli investitori le conseguenze di dover convivere nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni, con politiche monetarie divergenti da parte delle due più importanti, o due fra le più importanti, perché ormai anche, come dire, dal punto di vista della banca centrale, Bank of China sta rivestendo un ruolo sempre più importante, comunque sicuramente due delle più importanti autorità monetarie. Beh, indubbiamente dovranno abituarsi ad una maggiore volatilità dei mercati e poi soprattutto anche rispetto nel cambio delle valute per quanto riguarda l'euro e il dollaro, però in ogni caso ci sono delle politiche che sono state attuate dall'Europa e che comunque vengono messe in atto anche un po' in tutto il mondo di rilancio dell'economia, soprattutto a livello europeo, cioè molto, si stanno creando delle strutture per cui si ammortizzano anche le eventuali troppa volatilità e dislivelli che ci possono essere. E, quelli che però ne risentiranno di più di tutta questa situazione di divergenze delle politiche monetarie, della Fed e della BCE, sono i paesi emergenti, perché i paesi emergenti, soprattutto quelli che si sono indebitati molto di più nella valuta, nel dollaro, come la Cina e il Brasile, per fare qualche esempio, questi paesi hanno delle economie, la Cina è forte nel senso che ha un forte tasso di crescita, però nello stesso tempo, essendo fortemente indebitata con il dollaro, può avere dei rallentamenti, e il Brasile invece ha un'economia, diciamo, più fragile e quindi ne può risentire molto di più. Comunque nel complesso tutti i paesi emergenti, per cui anche gli investimenti in quei paesi diventano abbastanza da tenere sotto osservazione. E allora, visto che siamo in argomento, Cosimo, io direi di andare a vedere come si sono comportate nello specifico nel corso di quest'ultima settimana sia le principali borse internazionali che successivamente anche proprio i mercati emergenti. Esatto. Iniziamo però dalle principali borse internazionali. L'abbiamo detto, si è chiusa una settimana di ribassi, in questo caso soprattutto chiaramente per le piazze europee. Francoforte e Parigi perdono infatti il 4,75 e il 4,37%, in discesa però anche Londra e Tokyo, che lasciano sul terreno rispettivamente il 2,25 e l'1,91%, mentre i ribassi di Wall Street sono rimasti contenuti entro il mezzo punto percentuale circa. Positivo invece l'andamento dall'inizio dell'anno, ancora una volta con rialzi compresi tra lo 0,75% dell'S&P 500 e il 12% circa di Tokyo, e con le sole eccezioni del Dow Jones che scende dello 0,61% e di Londra che perde invece il 5% circa. E allora andiamo a vedere, come ci anticipava Erika, invece come si sono comportate in questa settimana le borse dei BRIC. Beh, anch'esse non hanno fatto eccezione all'andamento, all'intonazione generale negativa di tutti i principali mercati azionari, fatta eccezione proprio per Shanghai che però aveva perso la scorsa settimana in seguito a l'ennesimo scandalo finanziario scoppiato in Cina, e che però
In questa ottava ha guadagnato, ha ripreso il 2,58%, che porta il bilancio dell'inizio dell'anno a un più 9%, 8,97% per la precisione. Male invece è andata soprattutto l'RTS Index russo, d'altronde le tensioni geopolitiche con Ankara, con la Turchia hanno pesato sicuramente sul littino moscovita, nonostante il bilancio all'inizio dell'anno sia ancora positivo per Mosca, più 2,66%, mentre il Sensex indiano, perdendo l'1,88%, porta il bilancio dal 1 gennaio al meno 6,77%, ma è soprattutto ancora una volta la borsa brasiliana che accusa la flessione, di cui accennava anche Angela Maria Sculica, dell'economia appunto carioca, perde l'1,75% e il bilancio all'inizio dell'anno vede il Bovespa arretrare di quasi il 10%. Lasciamo invece adesso per un attimo i numeri e i mercati e parliamo di consulenza, perché oggi i servizi di consulenza finanziaria stanno diventando sempre più digitalizzati, ma con quali vantaggi, Marco Liera, per i risparmiatori? Credo quello di standardizzare e disciplinare il processo, nel senso che i consulenti finanziari, se utilizzano strumenti informatici che non si limitano tra l'altro alla costruzione del portafoglio, ma rispondono a esigenze di pianificazione finanziaria, come per esempio la previdenza e le assicurazioni, io credo che i clienti possono beneficiare di questo approccio disciplinato che rappresenta un vantaggio in termini di uniformità e di logica di comportamento dei consulenti rispetto a quello che ci dice la ricerca accademica internazionale, nel senso che alla fine i risparmiatori ragionano per obiettivi, per conti mentali, ogni conto mentale ha delle risorse destinate e ha un orizzonte temporale di riferimento, ha un certo budget di rischio, quindi più che diciamo preoccuparsi delle previsioni sui mercati che, come diceva Salvatore, sono abbastanza diciamo incerte, aleatorie, è meglio concentrarsi appunto su quanto un risparmiatore sul singolo obiettivo finanziario può permettersi di rischiare e quanto di conseguenza non può permettersi di rischiare, quindi metterà il resto in liquidità, in strumenti che attualmente rendono zero giù di lì, ma comunque non ci sono alternative per chi ha bisogno di gestire la liquidità. Quindi si tratta di utilizzare questi strumenti che consentono di ripartire i singoli portafogli, ciascuno corrispondente a un obiettivo, in componente di rischio e componente risk free. Sappiamo che è una convenzione, in realtà il senza rischio non esiste, e fare dei monitoraggi periodici, perché il vantaggio rispetto a una consulenza tradizionale è anche quello di far vedere come nel tempo si evolve il montante, quindi il capitale accumulato sotto ciascun obiettivo finanziario, e quindi disporre con l'azione del consulente gli opportuni aggiustamenti. Neanche in questa decima puntata di Soldi volevamo farci mancare un accenno ai robot advisor, che sembra essere il tema dominante di questo fine 2015, anche in Italia, quindi un tema di grande attualità. Jonathan Figoli, quali potenzialità ha questa nuova modalità di fare consulenza finanziaria nel nostro paese? Perché, come dire, nel mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, già l'ha espressa in maniera importante, o la sta esprimendo in maniera importante, forse sarebbe più corretto dire. Assolutamente sì. Noi come Professione Finanza abbiamo fatto a luglio un'indagine insieme a PricewaterhouseCoopers, fra l'altro nei primi focus group c'è stato lo stesso Salvatore, che ringrazio ovviamente del contributo che ha portato, e ci siamo rivolti proprio al mondo dei promotori finanziari, cioè quel mondo di chi conosce molto bene il cliente finale, di cui ogni giorno è a contatto. E gli abbiamo fatto esattamente la domanda del tipo: quali possono essere effettivamente le possibilità da robot advisor su quello che possa essere il cliente finale. In quest'ambito ovviamente è emersa l'esigenza del promotore finanziario, probabilmente, ma di quella che è anche dal punto di vista del cliente l'importanza di rivolgersi a quello che possa essere un cliente, un consulente in carne ed ossa, proprio per superare quelli che possono essere delle richieste di relazione, di sviluppo di quella che possa essere la relazione nei confronti della consulenza vera e propria. Quindi effettivamente nel mercato italiano, essendo molto più indietro anche culturalmente rispetto a quello che possa essere il mercato americano e quello anglosassone nell'ambito dei risparmi, probabilmente la figura del consulente finanziario rimarrà sempre centrale. Detto questo, però, se mi permetti, Cosimo, vorrei fare una sorta di considerazione un po' fuori dal coro. Ecco, personalmente mi augurerei che
la Robot Advisor abbia un grande successo in Italia nei prossimi periodi, semplicemente perché questo vorrebbe dire che il consulente finanziario riesca a far percepire al cliente finale la sua professionalità, riesca a emettere una parcella di consulenza vera e propria, e ovviamente quelli che sono i costi di parcella andrebbero a porre il target del consulente finanziario su un target di clientela con patrimoni medio-alti, e l'unica alternativa per quello che possa essere il risparmiatore finale potrebbe essere la Robot Advisor. Questo ovviamente fornendo dei consigli di acquisto in linea con quelle che poi sono ovviamente le esigenze e le caratteristiche del cliente finale. Grazie, noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, ma torniamo qui subito dopo, quindi rimanete dove siete, a tra poco. Ecco, nominavamo poco fa realtà come quella anglosassone o quella americana. Ecco, nel mondo anglosassone la corretta distribuzione dei prodotti di risparmio viene considerata la stregua di un bene pubblico, proprio come la salute. Ma Salvatore Gazziano, anche in Italia i risparmiatori vengono tutelati in maniera così importante, in modo che sia servito loro il servizio, che sia fornito loro il servizio più adeguato e meno costoso? No, direi di no. Sicuramente è stato giustamente citato la salute più volte, e la salute finanziaria di una popolazione è molto importante. In Italia su questi aspetti purtroppo viviamo, nonostante abbiamo un articolo nella nostra Costituzione, che è l'articolo 47, che dove dice che tutela il risparmio, tutela, no? Il risparmio, la vigila sul credito. Fatti recenti accaduti anche in queste settimane, dove magari avremo modo di parlare, come il salvataggio di banche dissestate, che stanno vedendo centinaia di migliaia di risparmiatori che rischiano di perdere anche tutti i soldi che hanno messo da parte, dimostrano che in Italia non c'è molto questa cultura, e purtroppo anche la normativa non va nella direzione della trasparenza come in altre nazioni, come in Inghilterra, dove già nel 2013 si è deciso di puntare tutto sulla consulenza indipendente e cercare di offrire un tipo di consulenza non basata sul conflitto di interesse. Addirittura in Inghilterra, per dar ragione a quello che ha detto Jonathan Figoli di Professione Finanza, stanno anche pensando alcuni tecnici del Ministero di spingere più proprio in direzione del robot advisoring, proprio per cercare di permettere anche ai piccoli risparmiatori di avere una consulenza più adeguata e a costi più bassi. In Italia purtroppo vige il sistema delle lobby bancarie, e vige purtroppo, oggi leggevo in questo fine settimana alcune dichiarazioni di Vegas, il presidente della Consob, che diceva che i risparmiatori caduti vittime delle obbligazioni subordinate sono investitori consapevoli che sapevano i rischi che stavano correndo. Inviterei il presidente della Consob a leggere un libro di un ex presidente della SEC, che è qualcosa più importante della Consob, l'autorità di controllo americana, che aveva scritto un libro, si intitolava Il risparmiatore ingannato, dove ammetteva già 10 anni fa che i risparmiatori non basta mettere 3 righe dentro un prospetto informativo di 150 pagine per informare dei rischi, ma occorrerebbe fornire un'indicazione finanziaria e metterli in condizioni capestro nella prima pagina, cosa che in Italia ancora di fatto sui prodotti finanziari non esiste. Allora, sempre a proposito di consulenza finanziaria, si sta discutendo ormai da tempo su come, e nelle ultime settimane si è accentuato però il dibattito su come dire, il nome, no? Su come chiamare nel futuro coloro che abbiamo imparato a conoscere fino ad oggi. Ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo sputtati più volte in questa trasmissione, uno di loro è proprio Salvatore Gazziano, i consulenti indipendenti. Scullica, ma da che cosa nasce questa incertezza, che non è solo lessicale, cioè non è un problema di come chiamarli? Beh, era abbastanza chiara però fino a qualche mese fa, nel senso che a ottobre era già stata approvata dal Senato la riforma che avrebbe portato alla costituzione di un albo che prevedeva 3 categorie di consulenti: consulenti finanziari indipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che erano i promotori finanziari, e società di consulenza finanziaria. Poi da parte dell'ANASF c'è stato un intervento per poter cambiare il nome di consulenti finanziari indipendenti in un altro nome, consulenti in regime di esenzione, consulenti finanziari in regime di esenzione, e quindi su questo poi si è instaurato tutto un dibattito, una discussione, anche perché la legge italiana prevede il fatto che siano distinti in consulenti finanziari indipendenti, e lo stesso anche la MIFID, cioè, quindi la direttiva europea, proprio prevede chiaramente
la figura del consulente finanziario indipendente, per cui su questo diciamo la discussione è ancora aperta e si spera che poi vedremo si vedrà come andrà a finire, verrà, e che soprattutto non trovino dei nomi astrusi proprio come il regime di esenzione che sembra ricordo un po' la vecchia mutua, no? Ecco, allora lo vediamo, c'è ancora molto da fare in Italia in materia di regolamentazione della consulenza finanziaria, ma Jonathan Figoli invece qual è a suo avviso il livello delle competenze professionali della categoria? Beh, assolutamente io penso che la categoria abbia delle grandi professionalità. Un po' il difetto probabilmente dal mio punto di vista di quella che è la normativa è il fatto che non se ne dia visibilità di queste professionalità. Anche le ultime indicazioni dell'albo parlano di inserire oltre ai famosi consulenti in fiolli, ai promotori finanziari, anche quelli che sono gli agenti di assicurazione. Quindi non si va realmente a dare una sorta di caratterizzazione professionale a quello che possa essere il promotore finanziario, il consulente finanziario. Io penso che ci sia tanta specializzazione, penso sia molto importante mettere in evidenza quella che possa essere la specializzazione del promotore finanziario, non solo nell'ambito della costruzione del portafoglio, l'asset allocation, l'analisi di mercato, ma in quelle che sono le varie aree consulenziali di interesse col cliente, e quindi penso alla pianificazione successoria, alla tutela del patrimonio, alla consulenza previdenziale, siamo in tema, parliamo appunto di tema sanità, e quindi è quell'ambito dove sarebbe molto più importante riuscire a dare una corrispondenza qualificata a quelle che sono delle specializzazioni professionali dei singoli consulenti finanziari, cosa che oggi la normativa invece mi sembra annacquare. Allora, abbiamo parlato, come dicevamo nella parte precedente, di soldi, nella prima parte, più volte in questa stagione, in queste prime 10 puntate di Robo Advisory, ne abbiamo discusso a lungo con i nostri ospiti. Beh, come dire, qui abbiamo qualcuno, ospite in studio intorno a questo tavolo, che nel Robo Advisory ha investito addirittura dei soldi. Si tratta di Youinvest, che ha deciso appunto di entrare nel capitale di una startup americana che si occupa di Robo Advisory, che si chiama Marco Wealthminder. Wealthminder. Ecco, che cosa vi ha spinto verso questa decisione? Voi che siete, come dire, voi stessi una startup, no? Sì, avendo fatto un aumento di capitale l'anno scorso, abbiamo pensato di dedicare una quota di questo aumento di capitale a mettere un piede nella MBA della consulenza finanziaria, perché per vari motivi gli Stati Uniti sono all'avanguardia in questo campo e abbiamo, con un processo di selezione, identificato questa startup Wealthminder, che ha sede in Virginia, come interessante. Tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di andarli a trovare proprio mentre stavano organizzando un aumento di capitale riservato a venture capitalist e soci operativi, e abbiamo trovato la loro modalità operativa estremamente avanzata, ma anche in linea con la nostra ricerca, quindi diciamo che c'è stato anche un mutuo interesse. E avere un piede lì significa avere accesso alle conoscenze più avanzate nel campo della consulenza finanziaria digitalizzata. Questo è un robo advisor che serve i consulenti finanziari, quindi non va... un robo for advisor. Esattamente, un robo for advisor o B2B o B2A, business to advisor. E quindi è un posizionamento analogo al nostro, perché anche noi in Italia facciamo formazione e consulenza a banche e reti. Non andiamo, in quanto non siamo e non vogliamo essere soggetti vigilati, a fare consulenza ai risparmiatori. Finale. È la stessa cosa fa Wealthminder, aiuta i consulenti finanziari, financial planner negli Stati Uniti, a essere più efficaci nei confronti dei clienti. Negli Stati Uniti in passato i consulenti finanziari avevano tipicamente clienti dal milione di dollari all'insù, con questi robo advisor riescono a scendere e quindi riescono a servire anche clienti che hanno dal mezzo milione di dollari in su. In questo modo allargano la gamma, sì, ed è interessante vedere che riescono a integrare in un processo automatizzato appunto non solo l'investimento ma anche la previdenza, le assicurazioni e così via. Ecco, chiaramente in qualunque ambito si decida di investire, veder crescere il proprio capitale anno dopo anno è l'ambizione e l'obiettivo insieme di ogni investitore, che però deve confrontarsi spesso con le fasi di volatilità dei mercati. Allora, Paolo Federici, responsabile Sud Europa e America Latina di Fidelity International, ci spiega quale potrebbe essere la strategia più adatta da seguire per raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati. Dove si possono trovare le migliori opportunità di investimento per chi ricerca la crescita del capitale ma teme la volatilità?
Contrariamente a quello che molti pensano, non è necessariamente vero che a maggior rischio corrisponde maggiore rendimento. Certamente non è vero quando si parla di azioni a dividendo. Se guardiamo la storia della borsa americana e su un orizzonte temporale di diversi decenni, si dimostra che le aziende più solide, quelli che danno tipicamente rendimenti in termini di dividendo rilevanti e crescenti nel tempo, hanno avuto un rendimento complessivo molto molto superiore alle aziende più volatili che magari i dividendi non li hanno staccati. Questa è un'importante verità per gli italiani, perché vi sono molti che si vogliono avvicinare all'azionario in maniera cauta, e anche i cosiddetti cassettisti, cioè quelli che hanno investito sulle blue chip del nostro paese nella convinzione di ottenere una cedola importante e magari un titolo il più possibile stabile, a volte hanno avuto qualche delusione. Questo guardando in un'ottica di mercato diversificata, quindi investendo a livello globale, invece è ancora possibile con grandi opportunità. E Fidelity dispone di strumenti focalizzati sui dividendi azionari? Certamente sì, potremmo dire che Fidelity dispone del campione della categoria, il Fidelity Global Dividend Fund. Questo fondo non è soltanto primo quartile dal lancio, ma è il primo assoluto della categoria dal lancio. È un fondo che ha saputo dare, oltre a una cedola sostanzialmente stabile, il 3% all'anno, molto interessante per i più, ha saputo dare rendimenti davvero molto molto importanti, che appunto lo hanno posizionato ai vertici della categoria. È un fondo che ha fatto ben più del 10% all'inizio dell'anno, ma soprattutto lo ha fatto con una qualità del viaggio molto importante, tant'è che stiamo vedendo grandi conversioni appunto da singoli titoli verso una soluzione certamente più diversificata e in grado di rispondere alle opportunità che abbiamo di fronte. Poco fa dicevamo come in Italia purtroppo il welfare sia destinato nei prossimi anni a diminuire, dico purtroppo, ma ormai è un dato di fatto e mi sembra qualcosa di acclarato e che di cui pian piano si sta prendendo coscienza, forse troppo piano qualcuno dice. D'altro canto non tutti oggi possono permettersi un'assicurazione sanitaria complementare. Ecco, Stefano Massaro, lei che è un esperto del settore sanitario, esistono accorgimenti per pagare le coperture assicurative che stanno, per pagare meno ovviamente le coperture assicurative che stanno diventando sempre più necessarie, come diceva anche lei nella sua prima risposta? Guardi, noi in Delta Medica crediamo di sì. Innanzitutto bisogna fare una riflessione sulla logica che guida un'assicurazione rispetto alla logica assistenziale. Immaginate un cittadino che possa dimostrare alla propria compagnia assicuratrice di aver tenuto sotto controllo o addirittura abbassato i propri fattori di rischio attraverso l'adozione di uno stile di vita corretto e soprattutto attraverso un'analisi di fattori di rischio che dia rilievi oggettivi di questa propria risultanza. Ecco, io sono certo che una compagnia assicurativa sarebbe strafelice di offrire a questo cittadino delle condizioni economiche migliori. Su questo punto noi stiamo lavorando da tempo e abbiamo insieme alla nostra equip di medici elaborato dei protocolli e un'applicazione digitale che prende il nome di Medical Life Coaching, che ha proprio lo scopo di condurre l'individuo ad abbattere i propri fattori di rischio, e lo stiamo facendo con una notissima multinazionale americana che è Garmin da Kansas City, che ci ha seguito in questo processo. Tutti gli sportivi conoscono, no? Certo, peraltro leader mondiale della navigazione satellitare. Come navigazione satellitare, appunto. Ecco, per tornare poi invece alla logica assistenziale è esattamente l'opposto. Quel cittadino che obeso, diabetico e a proseguire manifesta maggiori fattori di rischio, rappresenta invece un impegno di spesa superiore, proprio perché all'opposto è necessita di maggiore tutela. Quindi noi dobbiamo tenere presente che il 70%, o forse adesso anche oltre il 70% della spesa sanitaria viene spesa per delle malattie croniche che sono sempre riconducibili a stili di vita scorretti. A un cattivo stile di vita, quindi certo. Innanzitutto dipende da noi stessi migliorare il proprio stile di vita, e questo non ha un beneficio soltanto sulla propria salute, ma anche può averlo sulle proprie finanze, sul risparmiare appunto sull'assicurazione. Parliamo di 52 miliardi l'anno spesi per patologie che sono riferite a stili di vita scorretti.
Ecco, diceva prima anche Stefano Massaro, le assicurazioni sanitarie in Italia non sono ancora così diffuse, ma Angela Maria Scullica, quanto puntano realmente le compagnie sul ramo sanitario? Beh, le compagnie da qualche anno ci stanno puntando sul ramo sanitario perché si sono resi conto che appunto è un mercato che si sta aprendo e che sta dando delle buone opportunità di sviluppo, quindi ci stanno puntando. Stanno sviluppando però molto di più delle polizze collettive, quindi delle polizze che vengono stipulate con le aziende o con le associazioni con i sindacati per i lavoratori, anche perché le aziende si sono trovate nella situazione di dover contenere, diciamo, i costi del personale, quindi tenere gli stipendi bassi, eliminare molto spesso anche il variabile, però per dare dei benefits hanno puntato su questo tipo di assicurazioni che effettivamente sono ormai stanno diventando necessarie e quindi stanno studiando questo tipo di, si sono buttati insomma in questi due anni in questo tipo di assicurazioni collettive, però vedono anche uno sviluppo positivo nelle assicurazioni individuali, devono però capire bene come renderle redditizie perché sono comunque assicurazioni che hanno dei costi abbastanza elevati rispetto a quanto producono di incasso. E per cui è questo il punto che stanno cercando di valutare e poi soprattutto devono avere anche una rete molto specializzata nella vendita e quindi devono fare formazione. Abbiamo sentito prima come in ambito sanitario da Stefano Massaro tutelare la propria salute, preoccuparsi della propria salute sia ormai diventato un must e sia diventato un po' la parola d'ordine, ma preoccuparsi dei propri risparmi è altrettanto importante perché bisogna sì stare bene, ma bisogna cercare anche, come dire, di avere di che vivere e cercare di vivere anche meglio possibile. Gaziano, il salvataggio di Banca Etruria, di Banca delle Marche, della Cassa di Risparmio di Ferrara e di quella di Chieti a cui lei faceva un rapido cenno poco fa, quale insegnamento fornisce ai risparmiatori? Se ne fornisce uno, ovviamente. Purtroppo fornisce un avviso ai naviganti e ai risparmiatori di alzare il livello di allerta, sicuramente su quello che riguarda la gestione dei propri risparmi e la gestione dei propri risparmi anche nei confronti degli intermediari. Siamo vissuti per decenni in un mondo in cui le banche erano sicure e ci si poteva affidare di quello che veniva venduto allo sportello. Gli ultimi casi, questi, ma se poi vogliamo allargare anche l'analisi a diverse banche che hanno venduto in molte regioni italiane le azioni dei propri istituti e hanno visto in questi ultimi anni vedere svalutazioni anche del 70-80%. Facciamo due nomi a caso. I più famosi Veneto sono Banca, sicuramente Banca Popolare di Vicenza. Veneto Banca e Vicenza, che sono casi che già alcuni anni fa denunciavamo eclatanti di valutazioni siderali completamente slegate dalla realtà, dimostrano che il risparmiatore deve applicare anche qui la vecchia saggezza popolare. All'oste non bisognerebbe chiedere se il proprio vino è buono. È un detto popolare, purtroppo questo detto vale anche nel campo del risparmio. Oppure, come dire, detto popolare per detto popolare, non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Esatto, purtroppo nel campo del risparmio, e bene insegna la scuola di Marco Liera, esiste da parte di molti risparmiatori italiani la tendenza a delegare e a non interessarsi. Invece è un argomento complesso che cerchiamo di affrontare anche nel nostro blog Money Report. Occorrerebbe, per evitare situazioni di questo tipo, e sempre più con l'entrata del bail-in, come si suol dire, aumenterà il rischio per i risparmiatori, cercare di avere una seconda e anche una terza opinione, non fidarsi allo sportello, perché indubbiamente non è facile capire questi prodotti, ma è indubbio che occorra avere un livello di analisi maggiore affidandosi a consulenti indipendenti o anche sentire gli operatori del settore, sono moltissimi bravissimi promotori finanziari. Tanto oggi con internet, peraltro, le opinioni si possono, è possibile accedere in maniera facile le opinioni, poi parafrasando, visto che ce l'abbiamo qui, Marco Liera, che come dire è uomo di grande saggezza, non popolare, ma di grande saggezza, quando dice che sicuramente non è così eccitante occuparsi dei propri risparmi come può esserlo scegliere la macchina o una casa, o piuttosto per una signora magari pensare a un acquisto di vestiti, però io dico sempre, per fare tutte queste cose poi bisogna avere dei risparmi, quindi è meglio, come dire, prima occuparsene, anche se
qualche volta, come dire, appunto, non è così exciting, come dicono gli inglesi, per poter poi fare e permettersi delle cose decisamente. Sì, è sorprendente, in merito a quanto diceva Salvatore, vedere anche la passività dei clienti delle banche in difficoltà. Noi un po' di tempo fa avevamo fatto un'analisi su quanto ha tenuto la raccolta delle banche semifallite, perché le banche commissariate erano semifallite, circa l'80% della raccolta è rimasta lì. Quindi, non diciamo, scappano neanche, no, quando... Allora, tu lo puoi leggere in due modi. Uno ti chiedi, ma questi cosa fanno? Cioè, o sono talmente nelle mani degli sportellisti che evidentemente riescono a contraddire ciò che esce, perché poi le notizie negative sulle banche ci sono su qualunque ordine, non c'è bisogno di comprare il giornale, basta dare un'occhiata ai siti internet, no? Quindi gli sportellisti hanno buon gioco nel trattenere i clienti delle banche in difficoltà. Al tempo stesso bisogna considerare che le banche non falliscono perché restano i clienti. Ecco, parlando invece della consulenza finanziaria, quest'ultima si è rivolta sino a oggi soprattutto a coloro che già dispongono di una ricchezza familiare interessante, molto meno invece ai giovani che di soldi, lo sappiamo bene, ne hanno ancora pochi. Marco Liera, chi potrebbe nel nostro paese essere in grado di supportare invece le esigenze finanziarie di quest'ultima categoria che però rappresenta il futuro? Allora, i giovani mediamente non sono in cima alle priorità delle banche italiane, per un motivo molto semplice, perché il 73% della ricchezza privata degli italiani è nelle mani degli over 65, cioè le banche e le reti italiane fanno soldi con le persone di una certa età, ed è chiaro che le reti e i professionisti intelligenti cercano di gestire anche il passaggio generazionale, perché è vero che l'età si sta allungando, però insomma prima o poi è chiaro che si assisterà al passaggio dei patrimoni dai genitori ai figli. Però ecco, vediamo in altri paesi dove invece la ricchezza è più distribuita e soprattutto l'età media è più bassa, pensiamo paesi anche un po' diciamo lontani dalla nostra cultura, come per esempio la Turchia. In Turchia esiste una banca molto grande, si chiama Garanti, che ha dedicato una banca specifica per i giovani. In Germania, dove non è che ci sia un'età media molto più bassa della nostra, perché anche lì ci sono tanti anziani benestanti, però comunque ci sono delle reti. Noi abbiamo citato questa rete che si chiama MLP, che ha creato un sito internet dedicato esclusivamente ai giovani, dove i giovani digitano le loro domande. Ecco, in Italia ancora non ci sono realtà di questo tipo? Ci sono ancora delle realtà un po' incerte, nel senso che non c'è questo impegno da parte dei vertici delle banche a dedicare un'offerta specifica di consulenza per i bisogni finanziari e assicurativi dei giovani. Una visione un po' miope, no? Ma sai, un po' miope. Io non so, perché sai, quando tu vedi che la ricchezza è nelle mani degli anziani, e tu cerchi di gestire bene la ricchezza degli anziani, e cosa fai? La conseguenza rinvii le esigenze dei giovani, perché i giovani non sono al centro dei pensieri e perché, diciamolo cinicamente, non hanno le disponibilità. Allora, lo so che è miope da un certo punto di vista, però è quello che accade. Con i tassi di interesse ai minimi storici, e che rimarranno almeno viste le decisioni di Mario Draghi di giovedì scorso, della Banca Centrale Europea, peraltro più che di Mario Draghi, e che almeno appunto in Europa sono destinati a rimanere a lungo su questi livelli, non è facile per i risparmiatori, lo diciamo sempre, avere ritorni interessanti dai propri investimenti, e usiamo un eufemismo quando diciamo che non è facile. Silvia Baggiolo, Brand Development and CSR Manager di Inch Bank Italia, ci spiega però quale potrebbe essere un'alternativa per cercare di ottenerlo. Sentiamolo. Con i tassi dei BOT e dei BTP ai minimi storici, com'è possibile per un risparmiatore ottenere comunque un rendimento? Oggi viviamo in un momento in cui, con i tassi di interesse ai minimi storici, un fondo di investimento può fare la differenza. Una buona soluzione può essere investire i fondi a rendimento predefinito, che ti permettono di avvicinarti al mercato finanziario senza sorprese, perché conosci fin da subito il rendimento e il rischio dell'investimento. Che cosa propone la vostra banca per rispondere a queste necessità?
ING Direct offre da diversi anni Borsa Protetta Arancio, l'investimento a capitale protetto che permette di investire in borsa conoscendo in anticipo il rendimento e limitando il rischio del capitale investito. È un fondo che segue l'andamento di un indice e offre la protezione del 100% del capitale più un rendimento fisso se l'indice è positivo o negativo fino a una certa soglia. Qualora invece l'indice dovesse registrare una performance inferiore a tale soglia, il capitale godrebbe comunque di una protezione predefinita. Ma che cos'è esattamente un fondo indicizzato? Un fondo indicizzato è un prodotto che replica l'andamento di un indice. Nel caso di Borsa Protetta Arancio, l'indice di riferimento è l'Eurostoxx 50, che rappresenta i titoli delle 50 maggiori società dell'Eurozona. Un'altra piccolissima pausa per noi adesso, ma torniamo subito dopo, quindi a tra poco. Qui a Soldi parliamo con grande frequenza dell'importanza dell'educazione finanziaria nell'ottica di gestire in maniera efficiente i propri risparmi e di essere in grado soprattutto di affrontare anche i momenti più critici che possono capitare, come succede a volte all'improvviso. Ma Saro, quanto invece potrebbe cambiare la vita degli italiani avere una maggiore e una migliore educazione sanitaria? Oh, potrebbe cambiare moltissimo, potrebbe cambiare sia per il singolo che dal punto di vista strutturale. Per il singolo potrebbe aumentare l'aspettativa di vita, che però bisogna ricordare in Italia è una delle più alte del mondo. Oltre all'aspettativa di vita, io qui sono contornato da persone che sanno ben parlare del valore. Ora, per me, e penso che possiate essere tutti d'accordo, è un valore straordinario l'idea di allungare e aumentare anche l'aspettativa di vita sana, cioè è superiore come valore rispetto a quello di essere capaci di posticipare da malati l'evento morte. Invece, per quanto riguarda l'aspetto strutturale, come dicevo prima, se il 70% della spesa sanitaria riguarda patologie che hanno a che fare con l'adozione di stili di vita scorretti, proviamo a immaginarci di riuscire a diminuire questa spesa del 30%. Facendo due calcoli veramente banali, vorrebbe dire riuscire a risparmiare prudenzialmente 15 miliardi di euro l'anno in un paese in cui il freno all'economia, e non parlo di finanza, il freno all'economia reale è ancora rappresentato dallo Stato. Ecco, pianificare i propri risparmi anche in un'ottica previdenziale sembra essere diventato ormai assolutamente inderogabile, ma Marco Liera, i prodotti disponibili oggi sul mercato sono sufficienti a questa esigenza? Sì, l'offerta è sicuramente vasta, c'è da farsi qualche domanda sulla priorità o meno della pianificazione previdenziale, perché parlavamo prima di giovani. I giovani hanno redditi precari e incerti, magari hanno mutui da pagare e sono però al tempo stesso le persone che più di altre dovrebbero cominciare ad accumulare a scopi previdenziali e non lo fanno, ma c'è appunto una ragione oggettiva per cui non lo fanno, quindi bisogna un po' rivedere anche la previdenza, l'accumulazione previdenziale in termini di priorità. Si allungano gli orizzonti temporali, l'altro giorno Boeri ha detto i 35 anni di oggi andranno in pensione, l'INPS, ricordiamolo. Tito Boeri, presidente dell'INPS, i 35 anni di oggi andranno in pensione a 75 anni con delle pensioni inferiori del 25% a quelle dei genitori. Alleluia, dei alleluia. Allora, secondo voi, stimando una crescita dell'1,5% all'anno, può darsi che sia ottimistica, assolutamente. Secondo voi, quante persone lavoreranno ininterrottamente accumulando nel tempo stesso risparmi in ottica previdenziale dai 25 ai 75 anni? Credo ben pochi, persone o professioni, come dire, che sono molto appassionanti, molto motivanti. La maggior parte delle persone avrà delle lunghe interruzioni di carriera, volute o non volute. Ecco, come finanziare questi periodi di mancato lavoro, mancato risparmio? Probabilmente bisognerà creare degli strumenti previdenziali che permettano di attingere, di prelevare di volta in volta, secondo le necessità, ben prima della previdenza. E credo, e qui finisco, credo che questo debba riguardare in qualche modo anche il primo pilastro. Magari su questo faremo una ricerca su cui
a parte, una puntata se a parte. Mi permesso un attimo aggiungere un qualcosa a quanto dice assolutamente Marco. Nel sistema contributivo è anche molto importante l'ammontare dei contributi versati, e soprattutto quelli versati intorno ai 25 anni rimarranno investiti a livello di contribuzione per tutto l'arco della vita. Oggi più che mai il giovane a 25 anni guadagna davvero poco, quindi è un sistema davvero questo fragile. Questo è un ulteriore problema. Ecco, forse dopo le ultime dichiarazioni di Boeri, a cui appunto il presidente dell'INPS, a cui accennava Marco Liera, finalmente devo dire un presidente dell'INPS ha avuto il coraggio di dire queste cose, gli italiani forse inizieranno a rendersi conto che pianificare i propri risparmi per il futuro non è, come dire, un esercizio, come dire, da fare nel tempo libero, ma è qualcosa di assolutamente necessario. Figoli, ma i consulenti finanziari sono abbastanza preparati e in grado di fornire un valido supporto ai propri clienti sotto questo aspetto? Allora, assolutamente su questa domanda ci sono disponibile a mettere le mani sul fuoco, la risposta è assolutamente sì. Come professione finanza facciamo davvero tanti corsi di formazione nell'ambito della previdenza. In questi giorni abbiamo effettuato, premiato i PF Awards, quindi è un'iniziativa che va a valutare le competenze dei promotori finanziari, e la media delle competenze nell'ambito della pianificazione successoria e soprattutto del passaggio della consulenza in ambito previdenziale è davvero molto elevata. Tengo fra l'altro a fare i complimenti a Carlo Galbiati, che è il promotore finanziario in Italia che si è rivelato essere più competente in quest'area tematica. Quindi assolutamente sono davvero molto qualificati i promotori finanziari, i consulenti finanziari a fare consulenza in quest'ambito. Il vero problema è quello di cui se ne parlava anche prima, cioè quanto è maturo oggi il risparmiatore finale, soprattutto il giovane, a recepire questa importanza. Tutti noi abbiamo un iPhone, tutti noi abbiamo un vestito di marca, ma quanti hanno sottoscritto un fondo pensione o una polizza vita? Quindi è l'annosa questione. Bisognerebbe andarglielo a chiedere, quelli che si mettono in coda per comprare l'iPhone, sì. Quanti di voi hanno una copertura previdenziale? E vediamo quante mani si alzano. Torniamo invece adesso a occuparci di borsa, perché è arrivato anche stasera il momento di andare a vedere quali sono stati i titoli che nel corso di quest'ultima settimana si sono distinti maggiormente nella nostra piazza affari, sia in positivo che in negativo, grazie alla nostra consueta rubrica Top and Flop. Sale al top Banca Ifis, che ha saputo diversificare la propria attività, mentre fa flop Fiera Milano, il cui aumento di capitale è stato accolto negativamente dal mercato. Spicca Piazza Affari e soprattutto nel settore bancario il comportamento positivo di Banca Ifis. A mettere le ali al titolo, l'attivismo della società che, nel corso degli anni, ha allargato le fonti di ricavi del factoring alle imprese e a nuovi business. Dal trading sui titoli di Stato, ora la società sta puntando con sempre maggiore decisione al settore dei prestiti in sofferenza, acquistando da banche finanziarie pacchetti di insoluti di centinaia di milioni di euro al prezzo di qualche decina di milioni e occupandosi poi della loro riscossione. E intanto gli azionisti a Piazza Affari continuano a riscuotere. Settimana negativa per Fiera di Milano a Piazza Affari, che ha accolto male l'aumento di capitale che prevede una raccolta di mezzi freschi per quasi 70 milioni di euro. Queste risorse, secondo il management, serviranno per finanziare eventuali acquisti e per ampliare il portafoglio di manifestazioni fieristiche, ma in primis a coprire il fabbisogno finanziario netto del gruppo. Nel bilancio finale 2015 dovrebbe essere evidente l'effetto positivo di Expo sui conti del gruppo, ma il mercato si interroga già da molti mesi sul dopo Expo. Un evento non proprio così facile da rimpiazzare. Allora, non è il miglior titolo della settimana, ce ne sono però tre che ne ha citato nella sua prima risposta Salvatore Gazziano, fra le top 5 in assoluto questa settimana a Piazza Affari: Size Getters, Yux Net-a-Porter e Banca Ifis. Dicevamo, non è Banca Ifis però il migliore, perché è il quinto titolo, hanno fatto meglio di lui appunto i due che abbiamo citato, ma soprattutto la Centrale del Latte di Torino con un rialzo di quasi il 20%, e il quinto titolo migliore a Piazza Affari in questa settimana è Panaria Group Industrie Ceramiche. Invece è proprio il peggior titolo della settimana Fiera Milano, che lascia sul terreno il 13,46%, scendendo a 2,78 euro come valore di un'azione, seguito da City
BPI, Biofarma, Mondo TV, Banca Carige e RCS Media Group. Non è nella classifica anche in questo caso dei 5 migliori titoli della settimana, ma Poste Italiane, che dal 21 dicembre sarà quotata sul FTSE MIB, fino a questo momento non ha deluso le attese dei risparmiatori. Edoardo Fagnani, il titolo continua ad avere delle buone prospettive allora anche per il futuro? Ma proprio questa settimana sono uscite le prime indicazioni delle banche d'affari sul titolo dopo il periodo di silenzio di 30 giorni che c'è dopo che una società viene quotata. Noi come Soldi Online abbiamo raccolto questi giudizi, diciamo che sono i primi giudizi sono moderatamente positivi, sono diverse banche d'affari che sconsigliano l'acquisto del titolo, altre banche d'affari per il momento si mantengono un giudizio neutrale, con dei target price che si collocano tra i 7 e gli 8 euro, quindi diciamo che sono più o meno superiori in circa del 10% rispetto alle attuali quotazioni del titolo. Sul titolo diciamo che gli analisti per il momento apprezzano la politica dei dividendi che l'amministratore delegato Francesco Caio ha prospettato durante la roadshow di presentazione quando la società è stata quotata in borsa. A mio modo di vedere, nel breve periodo potrebbe essere molto importante il passaggio del titolo al FTSE MIB, nel paniere principale, cosa che, come ricordato, avverrà il 21 di dicembre. Una mossa che era sicuramente attesa, vista l'elevata capitalizzazione della società, che supera i 9 miliardi di euro. Però comunque nel breve potrebbe dare una spinta alle azioni, considerando che soprattutto i fondi che replicano gli andamenti dell'indice saranno tra virgolette obbligati a inserire le azioni nel paniere. A Piazza Affari invece ci si aspettava forse qualcosa di più, visto l'andamento di questo 2015 che ormai ha poco meno di un mese, si prospetta brillantissimo per la nostra borsa, dal settore bancario. Gazziano prima diceva che nonostante il rialzo dell'indice è ancora sotto rispetto ai massimi di circa il 16%, ma qual è realmente lo stato di salute degli istituti di credito del nostro paese? Ma mi ha colpito molto questa settimana un'acquisizione messa a segno da Mediobanca, in realtà da Che Banca, che ha acquisito la rete di sportelli di Barclays. E ha acquisito una massa di sportelli, di un centinaio di sportelli, quasi 6 miliardi di raccolta, oltre 2 miliardi nel risparmio gestito. La cosa molto interessante che dà da riflettere è che in realtà per fare questa operazione da parte di un management come quello di Che Banca e di Mediobanca, sicuramente molto in gamba, non solo non hanno pagato nulla, ma addirittura hanno ricevuto una dotazione di 200-300 milioni di euro per rilevare questa rete. Gianluca Sichel è decisamente uno dei manager bancari più brillanti esatto. Che ci siano in circolazione. E questo però dà anche l'idea di come il settore bancario non si trova ad affrontare in questo momento un momento molto felice, e per questo motivo, come ho citato all'inizio, credo che lo stato di salute del settore bancario oggi veda più le minacce che le opportunità, e questo lo vediamo sia dal punto di vista borsistico sia andando a esaminare i bilanci delle banche. Settimana prossima sul blog Money Report di Soldi Expert pubblicheremo una serie di articoli, una ricerca che abbiamo fatto, dove quello che balza all'occhio è sicuramente il peso delle sofferenze che c'è nei bilanci bancari italiani. Sono circa, fra sofferenze e crediti deteriorati, parliamo di 350 miliardi di euro, cioè i banchieri che si vestono bene, ottengono dei compensi eccezionali, in realtà quasi oltre il 20-25% dei crediti che hanno erogato in questi anni in realtà sono dei pessimo credito, e questa è una zavorra molto forte nel settore, che si trova ad affrontare anche dei processi di digitalizzazione. E quindi è un settore che in questo momento va visto con grande attenzione, e dove il risparmiatore deve stare molto attento, e anche questa settimana abbiamo visto due banche come MPS e Carige andare ai nuovi minimi dell'ultimo periodo. Ecco, a Piazza Affari lo abbiamo visto prima grazie alle nostre tabelle, lo dicevamo anche a inizio puntata, il FTSE Star e il FTSE Italia Mid Cap hanno decisamente sovraperformato il FTSE MIB, che rappresenta le aziende a maggiore capitalizzazione quotate sulla borsa italiana. Edoardo Fagnani, questa è una tendenza allora che potrebbe continuare anche nel 2016?
Ma a mio modo di vedere la tendenza potrebbe continuare nel caso in cui l'andamento operativo di queste aziende riuscisse a replicare quello che ha fatto negli ultimi trimestri. Infatti, se analizziamo l'andamento operativo di diverse società quotate al segmento Star, negli ultimi trimestrali in diversi casi si è notato un forte incremento sia del fatturato che della redditività di queste aziende, e quindi un sintomo di società che dovrebbero essere sane e che potrebbero prospettare una forte crescita anche del valore delle azioni. Collegandomi a quello che ha detto in questa trasmissione Salvatore, concordo con tutto quello che ha evidenziato per queste aziende. Vorrei aggiungere a questo che a differenza di quello che si può credere, questi listini negli ultimi anni hanno registrato una volatilità inferiore rispetto al paniere principale. Questo potrebbe rivelarsi molto importante nel caso, se riuscisse a mantenere questa tendenza, nel caso di rovesci dei mercati, questi listini potrebbero riuscire a calmierare eventuali correzioni importanti delle borse. Ecco, non è soltanto Piazza Affari che continua a essere, a meno di un mese dalla fine dell'anno, la migliore borsa a livello europeo, ma è anche un po' l'economia del nostro paese che sta mostrando finalmente segnali di ripresa. Skulica, siamo davvero usciti dalla crisi? Beh, è un po' difficile ancora dire che siamo veramente usciti dalla crisi, nel senso che la ripresa c'è, di sicuro c'è stata, però è una ripresa molto fragile per quanto riguarda l'Italia, e questo lo dimostrano anche i dati dell'ultimo trimestre, che sono in calo rispetto a quelli del trimestre precedente, e questo è dovuto al fatto che comunque in Italia, anche se si sono fatte tutta una serie di riforme molto positive, la situazione era molto chiusa, c'era moltissima burocrazia, molta chiusura nei confronti dell'estero, c'era anche il fatto che non veniva dato molto spazio a tutte le iniziative imprenditoriali, e quindi una ripresa di una situazione che si era creata da 40 anni e aprirla ai mercati internazionali è un'impresa molto difficile. Per quanto riguarda poi la domanda interna è comunque una domanda che non è cresciuta, e quella che è cresciuta invece è stata la domanda estera, per cui anche le imprese che hanno fatto crescere, appunto, hanno dato dei segnali di ripresa nel prodotto interno lordo, è dovuto proprio al fatto che le imprese hanno internazionalizzato molto di più, quelle innovative, e anche hanno puntato sulla qualità. Ecco, al di là del fatto allora che l'economia italiana chiuderà in crescita, vedremo poi a gennaio se dello 0,8, dello 0,9% il 2015, se anche si riuscisse a diminuire la spesa riguardante la sanità pubblica, si potrebbe dare molto probabilmente uno slancio alla ripresa economica. Stefano Massaro, lei quali consigli darebbe allora al Premier Renzi? Ah, questa domanda è fatta a me per ovvie ragioni anagrafiche. Caspita, a me devo dire, vi confesso che appassiona abbastanza l'argomento politico, anche se poi io tendo a idealizzarlo, quindi è molto salutare che io mi occupi di tutt'altro. Però devo dire una cosa, che da coetaneo, anzi sono leggermente più giovane del nostro Premier, se posso davvero con umiltà dare un consiglio al nostro presidente, ecco, io credo che una figura carismatica oggi dovrebbe da una parte un po' rinunciare alla logica, che è ormai annosa, secondo cui il percepito diventa più importante del sostanziale, e per quanto riguarda la sanità, anche nel comparto sanità oggi la vera barriera è la macchina burocratica. Ecco, a me piace molto l'investitore privato, perché l'investitore privato punta sull'individuo che vede il futuro. Nella mia esperienza ho provato a scrivere e a parlare con moltissime delle istituzioni che si occupano di sanità per descrivere, per far capire quello a cui noi in Delta Medica stiamo lavorando, e il fatto che abbia ricevuto molta più aiuto da Kansas City rispetto a che la mia città è emblematico. Quindi, presidente, si cambi. Allora, un'ultima battuta: mese prossimo, 28 gennaio, si terrà a Milano la 10ª edizione del PF Expo, organizzata ovviamente dalla società di Jonathan Figoli, una delle più importanti manifestazioni dedicate ai promotori finanziari.
in veramente 30 secondi, Figoli, quali saranno le novità di quest'anno? Beh, essendo la 10ª edizione non potevamo che come professione finanza puntare al meglio di quanto potesse offrire il mercato, e oltre ad aver invitato speaker internazionali come Giulio Velasco, che farà un intervento sulla leadership, Paola Marella, che parlerà di evoluzione del mercato immobiliare nei prossimi anni, sportivi come Cavasin, Alberto Cavasin e Damiano Cunego a parlare di sfide, e il clou dedicato ai promotori finanziari è proprio, sono 5 tavole rotonde in cui c'è Domenico De Masi, illustre professore alla Sapienza di Roma, sociologo, e Carlo Pelanda, che parleranno di evoluzioni sociali ed evoluzioni economiche dei 5 continenti. A questi ovviamente faranno seguito quelli che sono gli incontri e i consigli di quelle che sono le case di investimento. Quindi è immancabile la partecipazione. Assolutamente, appuntamento quindi per fine gennaio col PF Expo. Noi invece... La nostra 10ª puntata di Soldi invece questa sera termina qui. Allora, grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie agli ospiti che ci hanno accompagnato nel corso della serata. Grazie allora a Salvatore Gazziano, direttore investimenti di Soldi Expert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente. Grazie molto. E grazie a Marco Liera, fondatore di YouInvest, la scuola che insegna a investire. Grazie a voi. E ancora grazie a Stefano Massaro, amministratore delegato di Delta Medica, centro medico polispecialistico. Grazie per esserci venuto a trovare. Ad Angela Maria Scullica, direttore responsabile nella sua nuova veste delle testate economiche dei canali TV dell'editrice Le Fonti. Grazie a voi, buonasera. E ancora grazie a Edoardo Fagnani, giornalista di soldionline.it, il sito di Banzai Media che fornisce ai risparmiatori e agli investitori informazioni sui mercati in tempo reale. Grazie a voi, buonasera. E a Jonathan Figoli, founder e CEO di Professione Finanza, il portale per i professionisti della finanza. Diamo appuntamento quindi a fine gennaio con la 10ª edizione di PF Expo. Grazie a tutti, buonasera e buona domenica. L'appuntamento con noi invece qui a Soldi è chiaramente sabato prossimo, sempre alle ore 21. Il canale è sempre Italia 53. Vi ricordiamo che potete vederci però anche su Sky, in questo caso il canale è l'821. Da lunedì pomeriggio ci troverete anche sul nostro sito, che è www.solditv.it. Adesso dovremmo vedere l'home page, eccola qua. Questa puntata insieme a tutte le altre verrà caricata appunto a partire da lunedì pomeriggio, e vi ricordo il nostro account Twitter @SolditV per rimanere in contatto con noi nel corso di tutta la settimana. Quindi cosa aspettate a diventare i nostri follower se non lo siete già? Se non siete fra i 1700 e passa, come dire, che ci seguono appunto anche sul canale Twitter. Intanto però io vi auguro veramente un ottimo fine settimana, per i milanesi anche un buon ponte, comunque se no una buona festività dell'Immacolata per tutti gli italiani, e l'appuntamento, come ricordava Erika, è per sabato prossimo, ore 21, Italia 53, Soldi, mi raccomando. Buon investimento a tutti, arrivederci.